un risultato negativo al termine della partita nervosa, qual è il suo pensiero alla fine? Nervosa, è diventata nervosa dopo sulla situazione delle due espulsioni regalate random, si danno i cartellini, non so perché, per come, però vedi qui da una partita l'avete vista, decisamente ci hanno penalizzato un po' di scelte sbagliate, ci hanno penalizzato certe scelte della terna, è qua da dire, la squadra penso che abbia concesso nel primo tempo una palla, ci hanno castigato, un momentaccio, e nel secondo tempo questo Eurogol, che è boh, nato chiaramente da una situazione dove siamo anche un po' arrabbiati, visto e considerato che a noi ci ha annullato il gol con Cottarelli che arriva da dietro, è lì da vedere, però questo comporta decisamente tanta amarezza e poco giudizio nei confronti, voglio dire, di quello che potrebbe essere una partita di calcio, perché poi non diventa più una partita di calcio, poi diventa un speriamo che in questo momento non ci sta costando tanto. Poi la partita l'avete vista anche voi, la potete commentare anche voi, non c'è tanto da dire, da fare, eccetera, eccetera. La squadra ha provato fino all'ultimo, ancora con Stampi a 2 metri dalla porta, ancora con il palo di Molinari, abbiamo iniziato benissimo, potevamo far gol, non abbiamo fatto gol e l'abbiamo preso. Poi è così, è un momento così, non posso neanche commentare che la squadra non abbia creato, non abbia cercato di combattere tutto, ci sono tutti i presupposti per dire che la squadra non fa risultato. Oggi è una sconfitta ancora amara, però ma non è retorica, è un po' quello che dicono le scelte, tutto sommato. Poi magari anche noi in qualche situazione potevamo fare qualcosa meglio, soprattutto sui tap-in, soprattutto in 2 o 3 situazioni con la palla dietro che non è passata, eccetera, eccetera. Però non mi sento neanche di commentare la partita il Varese l'ha fatta e l'ha persa. Giustamente, stiamo qua ancora a dire questo, quello e quell'altro. Ti sento un po' sotto pressione in questo momento Io come no, io allenatore. no, io sono anche disponibile a fare un passo indietro. Io faccio il mio lavoro tutti i giorni, lo faccio serenamente, sono contento di farlo, sono contento di allenare questa squadra e poi il campo dice questo. Se poi dopo, ma voi per primi non siete contenti perché il Varese perde e crea 6, 7, 8 palle gol e non riesce a fare gol, è un tipo di discorso. Io non mi sento assolutamente sotto pressione, anzi farò io un passo, adesso parlerò col direttore perché se il problema sono io sto anche a casa, non c'è nessun problema, mal in cuore, ve lo dico sinceramente, però al calcio ho fatto dei risultati, oggi non ci sono i risultati e giustamente se c'è da fare delle scelte stiamo pronti ad ascoltare del perché, però bisogna analizzare la scelta, il perché e il per come, il perché si prende gol, il perché non si fa gol, il perché. Beh, no, mi sembra che questa sia una squadra in crisi, no? In crisi di risultati assolutamente sì, sono i numeri, no? Sono i numeri che spesso e volentieri ti determinano certe situazioni, ma la squadra anche oggi ha dato tutto quello che poteva dare. Poi se, come dicono i più esperti, come dicono poi i guri del calcio, al momento così rimbocchiamoci le maniche, poi io sono anche un po' stufo di rimboccarmi le maniche, perché a oggi il campo dice una cosa e il risultato un altro, questo è il mio punto di vista. Poi potete anche essere non d'accordo, però mi dovete dire perché. Mister, una domanda sull'episodio che è successo nel finale. Diciamo che gli animi intesi c'erano già tra le due panchine e poi un contrasto in mezzo al campo ha innescato il tutto. No, Cosa, come l'avete vissuta voi da fuori? io serenamente, perché poi dopo sei sempre vittima di quello che decide la terna, non riesco neanche a capire la doppia ammonizione, la doppia espulsione. C'era un'espulsione probabilmente del giocatore loro che ha dato una gomitata, ha dato un pugno, ha cercato una mini rissa e da lì è patatrac. Ma noi non è che eravamo in tensione, noi abbiamo solamente detto che i palloni non li devi nascondere dal primo minuto, semplicemente questo abbiamo detto. Se per cortesia ci date i palloni, che quando esce la palla magari la buttiamo e ripartiamo subito e non facciamo passare ogni volta 30-40 secondi o addirittura un minuto su quello, su un risultato di 1-1.
non un risultato sotto. Poi di quello che è successo qua, ci sono le immagini, andremo a vederle. Mi sembra l'espulsione di Cottarelli. Poi in quelle situazioni tante volte uno più uno si fa e si mette a posto tutto. Io non sono d'accordo. E poi a comando hanno espulso Cottarelli. Non so perché, si è messo in mezzo per dividere e si è trovato un cartellino rosso. Boh, non so, diventa difficile poi da dire queste cose. Anche perché io non sto dicendo... ripeto, ci vuole personalità da parte degli assistenti, ci vuole personalità da parte dell'arbitro a determinare una scelta che poi può anche essere sbagliata, fuori gioco sì, fuori gioco no, eccetera eccetera eccetera, però non è che a comando devo estrarre i cartellini rossi o a comando devo decidere se è fuori gioco o non è fuori gioco. È lì da vedere la partita, gli episodi sono lì da vedere.